Buongiorno e benvenute tutte quante per il nostro quarto modulo del Women Exporters Program Italia. Cominciamo oggi, cominciamo adesso la nostra sessione, stavamo aspettando che i partecipanti riuscissero a connettersi. Adesso possiamo cominciare. Io sono Marzia Picciano, sono la Public Affairs Manager di UPS Italia e oggi con me c'è Stefano Loretti, che è il nostro e-commerce marketing manager, che sarà con noi per raccontarci un po' quello che è il mondo della logistica per l'e-commerce. Con noi doveva esserci Lotta Wittmann, la nostra marketing manager. Purtroppo il periodo diciamo, che attuale che stiamo vivendo non è ancora finito e crea un po' di questioni, di problemi, ma per fortuna siamo tutti quanti bene e quindi con noi oggi c'è Stefano. Che proprio della sua specializzazione ci rappresenterà un po' quello che è appunto il segmento e-commerce, che come sappiamo è sempre più importante per le piccole e medie imprese, soprattutto per l'imprenditoria femminile, in quanto capace di poter attivare una serie di capacità di crescita delle aziende in maniera assolutamente esponenziale e facendolo dando degli strumenti più facili e più immediati. Quello che andremo a vedere oggi con Stefano, appunto, è come effettivamente quali sono le tipologie di e-commerce disponibili, come strutturare, come scegliere una buona strategia di e-commerce per la vostra azienda e, ancora più importante dal nostro punto di vista, come strutturare un buon supporto logistico, perché applicare una logistica strategicamente definita alle varie tipologie di vendita online può permettere a tutti quanti gli imprenditrici di poter tagliare notevolmente i costi e poter crescere esponenzialmente e attivare tutta una serie di economie di scala che effettivamente vi permettono di poter espandere il vostro business ed essere appunto ben posizionate sul mercato. Prima di iniziare, lascio solo come al solito le solite housekeeping rules, quindi quali sono le regole del webinar. C'è la chat appunto al lato e il banner in fondo in cui potete scrivere le vostre domande o richieste, cioè sessione Q&A e chat diretta. Noi prenderemo nota delle questioni che arriveranno e alla fine della lezione, che durerà più o meno un'oretta, saremo in grado di potervi rispondere se ci sono appunto delle domande, delle informazioni. Noi rimaniamo naturalmente sempre a disposizione, anche dopo la lezione. Il video, come sapete, è registrato, quindi sarà possibile rivederlo anche in seguito. E naturalmente anche i materiali della lezione sono appena a disposizione delle partecipanti. Detto ciò, Stefano, io ti lascio la parola. Ok, grazie mille Marzia e buongiorno a tutte le partecipanti. Oggi vedremo un po' di logistica per l'e-commerce. Come detto precedentemente, se va avanti, eccoci qua. Io faccio parte del team UPS Italia, mi occupo di e-commerce, principalmente adesso del B2C, dopo una lunga esperienza nel B2B. Oggi guarderemo essenzialmente che cos'è l'e-commerce, la sua importanza per le piccole imprese, i vari tipi di e-commerce, strategie che hanno a che fare con costi, tariffe di spedizione, imballaggio, resi, so on. E la logistica per l'e-commerce, ma la logistica è intesa più come supply chain, quindi a 360 gradi. Al fine del modulo, quello che si pensa e si vuole è comprendere meglio quanto sia importante l'e-commerce per raggiungere il maggior numero di clienti, paesi in tutto il mondo, aumentando vendite e profitti principalmente. Ok, quindi andando diretti sull'importanza dell'e-commerce, vedremo i numeri esplosivi dell'e-commerce, che posso anticiparvi, sono veramente straordinari. Guardate solo il fatturato globale del B2C, 4.300 miliardi di dollari. È una stima, viene fatta su tutto il mondo e ha avuto un impatto di crescita enorme del 27% per colpa o per fortuna del Covid. La penetrazione sul retail, quindi quanto questo impatta sulla vendita del retail, è del 18%. Andando a vedere un po' più localizzato in Europa, l'impatto del B2C siamo già a 376 miliardi. Quindi, come vedete, è notevolmente inferiore rispetto al globale. Giusto per darvi un'idea, metà del fatturato B2C viene generato in Cina, in Asia.
Gli acquirenti online in Europa sono 480 milioni e chi effettua acquisti cross border, quindi fuori dalle frontiere nazionali, sono 220 milioni. Per quanto riguarda l'Italia, il fatturato del B2C si aggira intorno ai 32 miliardi, gli acquirenti online in Italia sono 29 milioni e il peso sull'export è del 3%. Ok. Nel biennio 2021 la pandemia ha contribuito sia per l'offerta che per i consumatori ad accelerare i rispettivi percorsi di digitalizzazione, con importanti benefici attesi anche per il futuro. I clienti sono sempre più digital first. Cosa vuol dire? Per esempio, guardiamo l'Italia, che passa da un online, quindi che persone che si attestano o pensano di acquistare solamente online o principalmente online, da un pre-pandemia 8% a un post, magari post-pandemia, del 15%, quindi un incremento enorme. E chi decideva di fare acquisti prettamente o principalmente in negozio è sceso da un 55% a un 37%. Sul lato destro vedremo anche il confronto con l'Europa, che oggi come oggi ci attestiamo praticamente uguali. Si assiste anche a un rafforzamento della tendenza multicanale, questa omnicanalità. Che cosa vuol dire? Quindi vuol dire che all'acquirente finale è indifferente fare acquisti in negozio o offline, quindi offline o online. Infatti la percentuale di coloro che infatti dichiara di voler utilizzare il canale off and online pari misura è pari al 47%, passato dal 35 al 47%, quindi un fortissimo incremento. Questo a livello Italia. Infatti sulla destra, a livello Europa, vediamo un grafico un po' più difficile, magari un po' complesso all'apparenza, ma non è poi così tanto difficile o complesso da leggere, perché in realtà spiega molto bene quello che è stato l'andamento registrato pre e durante durante post pandemia. Per esempio, nella fattispecie vediamo che gli acquisti prevalentemente online o solo online sono balzati da un 10 durante il pre-pandemia a un 33%, che non si vede qui bene, ma si vede nel grafico centrale, e per concludersi a un 15% post pandemia. Oppure che gli acquisti che vengono fatti principalmente in negozio sono balzati da un 53-54% che erano prima, scesi durante la pandemia al 22% per poi risalire a un 40%. Ma l'omnicanalità è quello che balza subito all'occhio perché è il punto più alto, in quanto arrivato già a un 41%. Ovviamente durante la pandemia abbiamo sofferto tutti di chiusura di negozi, cambiamento delle abitudini. Ma questo studio vuole farci capire come poi queste abitudini sono cambiate nel lungo periodo e dove ci porterà quindi questo lungo periodo. Ok, essenzialmente abbiamo capito un po' il trend, ma adesso cerchiamo di identificare che cos'è il commercio elettronico o e-commerce. Si riferisce essenzialmente alla transazione commerciale condotta online. Questa può essere fatta da singole persone o da aziende. Ma quello che più conta è ogni volta che vengono fatti acquisti o che si vende qualcosa utilizzando internet, siamo coinvolti nell'e-commerce, siamo coinvolti in questo nuovo flusso, che poi non è più tanto nuovo. Ci sono dei vari punti importanti che bisogna tenere da conto. Innanzitutto ci sono costi più bassi e maggiore convenienza, non soltanto per il consumatore, ma anche per chi vende sull'online, perché per il consumatore va bene, è ovvio, compara i prezzi facilmente fra più venditori, ma il venditore, senza un negozio, senza dover mettere negozi fisici o aumentare i propri asset aziendali, può avere un ulteriore strumento di vendita che dà un'ampissima ricezione da parte dei clienti finali, cioè gli aumenta la brand awareness, le piccole e medie imprese possono accrescere così la notorietà del proprio marchio online, andando direttamente sul cliente finale, potenzialmente, o anche sul B2B. Il traffico e il tracciamento è un punto chiave di tutto questo commercio online, in quanto gli analytics possono fornire innanzitutto dove i clienti sono andati nella pagina online, ma anche da che zona del mondo si sono connessi. E poi è un business scalabile, nel senso che le piccole e medie imprese
possono crescere con minori investimenti, in quanto l'e-commerce può aggiungere, sull'e-commerce puoi aggiungere facilmente linee di prodotto, opzioni di pagamento o country. Ok, quindi abbiamo visto essenzialmente che cos'è l'e-commerce. Ora vediamo i vari modelli di e-commerce. Allora, dipende tanto dal soggetto a cui si vende e il soggetto che vende. Allora, noi qui possiamo innanzitutto identificare quattro macro segmenti: il B2B, il B2C, il C2B e il C2C. Il B2B è il business to business, essenzialmente si concentra sulla fornitura di prodotti tra un'azienda e l'altra, il classico fornitore-produttore. Il B2C, quello che è un po' più cicciotto, quello che è esploso in questo periodo, sono un modello tradizionale di vendita al dettaglio, in cui l'azienda vende al privato, ma che viene soltanto venduto attraverso l'online. Questo è il modello che noi oggi andremo a vedere principalmente. Il C2B è un po' più teorico che pratico, in quanto è un consumatore finale che vende i propri beni e servizi a aziende e organizzazioni. E il C2C invece è un ultimissimo trend che è esploso, possiamo dire, in quest'ultimo periodo, in quanto sono piattaforme che consentono ai clienti di scambiare, o meglio, di acquistare e vendere oggetti in cambio o di piccole commissioni o di dati essenzialmente. Un esempio può essere molto facilmente riconducibile a Vinted o eBay quando faceva la parte dell'aste online. Ok, quindi abbiamo identificato quello che a noi ci sta più a cuore, abbiamo avuto un'idea di che cos'è l'e-commerce. Ora andiamo a vedere un attimo come poterlo agganciare meglio. Allora, ci sono tre strategie fondamentali o principali per vendere bene l'e-commerce. C'è il brick and mortar più online, cioè il rivenditore vende sia attraverso un negozio fisico, dove i clienti possono andare a acquistare i propri prodotti, un negozio, un luogo, come attualmente già potenzialmente potreste fare voi, e poi aggiungendo un canale online, dove i clienti possono vedere i prodotti, ordinarli e farseli consegnare. Qui c'è da considerare che naturalmente si può capire se si vuole mettere un catalogo online completo, un catalogo online ridotto, mettere un lancio di nuovi prodotti, insomma, dipende tanto dalla strategia della singola azienda. Poi c'è l'acquisto online e il ritiro in negozio, che come dice il nome stesso, si può fare un acquisto online, poi si viene messo online l'intero catalogo dell'azienda, ma per il ritiro bisogna andare prettamente in negozio. Il buono di questo è che comunque si può avere una grande vendita, ma bisogna avere anche una grandissima distribuzione di retailer sul territorio, perché se no, come potete ben capire, non ha molte basi. Oppure c'è il solo negozio online, in cui il rivenditore vende esclusivamente gli articoli online e spedisce i prodotti acquistati ai clienti. Non è necessario quindi disporre un negozio fisico o un punto di apertura al cliente finale. Ok, quindi non c'è bisogno di avere proprio un negozio su strada per essere chiari, però è necessario prendere in considerazione i costi di stoccaggio, adempimento, logistica e necessità di competere sull'originalità che sul prezzo, perché sul prezzo diciamo competono in tanti. Ok, abbiamo definito in questo modo cosa se vogliamo essere online, modello B2C e come farlo. Ora per creare negozi online ci sono anche qui varie situazioni che su cui si possono lavorare. Innanzitutto possiamo fare un proprio negozio web e o andare su marketplace. Il negozio web di proprietà è una soluzione e-commerce in cui l'esercente, l'azienda crea un sito web e lo utilizza per vendere i propri prodotti, i servizi a esso legato, utilizzando carrelli, soluzioni e-commerce, flash sales, insomma, quello che si vuole. La soluzione giusta dipende tanto dall'esercente, ma soprattutto dal cliente finale, perché è un cliente molto sensibile dell'e-commerce. Il marketplace, invece, è un sito web in cui si facilitano gli acquisti, perché molte fonti diverse, quindi molti venditori, si affacciano sullo stesso marketplace per vendere insieme. Per farvi capire,
Per farvi capire, Marketplace è essenzialmente un grosso centro commerciale. L'operatore, in questo caso, nel Marketplace ci sono anche due diverse strategie. O si mantiene in house, quindi in casa, l'intero stock e tutto ciò che comporta la logistica, oppure lo si può dare in gestione al Marketplace stesso, e quindi l'operatore in questo caso non possiede alcun inventario e le sue attività inventariali, di supply chain, sono demandate totalmente al marketplace, concentrandosi principalmente sulla vendita online. Come dicevo, uno dei vantaggi del marketplace è la facilità di attrarre persone, perché su marketplace io posso vendere la mia camicia, mentre l'azienda B vende un pantalone, l'azienda C vende le scarpe, e quindi l'utente finale facilmente in 3 clic riesce a comprare tutto. Però non è quello che poi a noi più tanto interessa. Generalmente queste soluzioni sono integrate tra di loro e sono integrate con i social media. I social media sono un trend fortissimo e in forte ascesa, perché ci sono adesso i lanci dei social selling, piattaforme online tipo YouTube che si stanno, o Facebook, che stanno mettendo la parte di, passatemela, televendita, o come piace chiamare, televendita 2.0, perché poi alla fine conti quella è, online, in cui la persona fa vedere il prodotto e gli acquirenti, in base a quello che vedono o non vedono, l'interazione che c'è, decidono di comprare o no. A seconda delle piattaforme si possono installare più o meno plugin, a dipende tanto dalla strategia sempre che si vuole mettere in atto. Le aziende principalmente utilizzate per questi tipi di piattaforme proprie sono per esempio Shopify, Magento, WooCommerce, dove l'utente, quindi l'azienda, può decidere di prendere semplicemente l'attività del tracciamento oppure l'attività della geolocalizzazione, ed ha dato tutto direttamente in gestione a queste aziende. Personalmente ve le posso consigliare, prima di iniziare a costruire un'architettura propria del vostro negozio web, perché vi facilita nella gestione poi futura. Un altro aspetto fondamentale, anzi direi delicato, nel flusso del carrello è l'opzione di pagamento. Qui non abbiamo inserito la parte della carta di credito. Non perché l'abbiamo tralasciata, perché quella è un must, quella ci deve essere sicuramente, è la prima cosa, che è il primo metodo di pagamento. Poi, diciamo, ci sono questi altri, e altri ancora, ma prendiamo solo questi in considerazione per ora. Cioè, PayPal è altrettanto molto, molto forte, qui sono dei bottoni, dei push button che vanno poi a inserirsi sul sito, si addebita un minimo, che va da un 0,5 al 3,4 della commissione, e poi viene generato su carta tramite QR code. Apple Pay o Amazon Pay naturalmente sono in rapida ascesa. Apple Pay, la cosa bella è che non bisogna compilare form, non bisogna registrarsi, non bisogna avere troppe lungaggini, e soprattutto non ci sono commissioni, almeno per ora. E poi c'è Amazon Pay, dove Amazon più strutturato, ha bisogno di una registrazione, sia da parte dell'utente che da parte delle piccole e medie imprese, e c'è comunque una commissione del 3,4%. Ok, i metodi di spedizione sono altrettanto fondamentali, perché l'85% degli acquirenti desidera avere opzioni di consegna con date specifiche, con il giorno definito, perché io non posso comprare oggi per poi non sapere quando mi arriva il pacco. E l'87% degli acquirenti addirittura ha un desiderata di un orario definito, o meglio di una finestra di tempo, perché poi non è tutto ciò che si desidera si può avere. Ok, basandoci su questi due aspetti, noi abbiamo suddiviso essenzialmente le spedizioni di tutti i corrieri in questi due ambiti. Spedizioni standard, o quelle che chiamiamo standard, che sono quelle camionistiche, e le spedizioni espresse, quindi quelle via aereo. Italia e Europa essenzialmente differiscono soltanto nel
della tempistica, perché la parte standard camionistica in Italia si viene fatta in 24 ore, 48 nei punti lontani, mentre in Europa siamo sulle 48-52 ore. Cambia per quanto riguarda la parte espressa, dove 24 ore siamo in tutta Italia, mentre in 48 abbiamo coperto praticamente l'intera Europa. Una volta che ci si mette sul mondo e-commerce, affacciarsi sull'Italia o sull'Europa generica è essenzialmente molto simile, mentre cambia tantissimo l'aspetto internazionale, o meglio l'aspetto extra CE, perché ci sono quelle cose chiamate dogane, non sono enti cattivi che ti devono bacchettare, sono enti che devono comunque verificare che noi si paghi determinati dazi, poste locali. Ok, ci sono naturalmente vari metodi per effettuare lo sdoganamento attraverso il DDP o il DDU, cioè se il dazio e tutti gli oneri si pagano in fonte, alla fonte o a destino. Vi faccio un esempio banale: la Russia si paga tutto a destino, gli Stati Uniti, prima sotto gli 800 dollari, non si pagano i dazi. Ecco, già queste informazioni vi fanno capire poi magari dove indirizzare ulteriormente il vostro sguardo. E poi bisogna calcolare la spedizione, il costo di spedizione, perché sa, non è che è tutto così facile. Allora, la spedizione non vale solo, non è guardare, bisogna guardare solo il costo della spedizione mera, in senso stretto, perché comunque la spesa di spedizione varia in base alla dimensione del peso del pacco, dove si va, nel tipo di servizio, l'abbiamo visto, servizio veloce o servizio lento. E poi da chi utilizzi? Dal valore del contenuto stesso, ci cioè sono le assicurazioni, per esempio. Il peso dimensionale è un accorgimento a cui dovete sempre fare riferimento, in quanto è una tecnica di determinazione dei prezzi che viene effettuata calcolando il perimetro per un altro peso, cioè per un altro, scusate, per un altro fattore. Viene calcolato quindi la dimensione cubica del pacco. Alcuni vettori lo calcolano in base alle spese di spedizione, il peso, e fanno pagare il peso maggiore fra il peso effettivo e il peso del pacco dimensionale. E poi c'è quello che dicevo prima della supply chain. Il costo di gestione, quindi del pacco, è un costo di lavoro associato per il recupero degli articoli, per lo spostamento dell'inventario, l'imballaggio, la spedizione, il classico pick and pay. Molte aziende preferiscono dare questo tipo di costo in outsourcing a terze parti logistiche per appunto aiutare l'e-commerce a scalare più facilmente le attività, o meglio, per concentrare l'attenzione delle persone solamente su quanto è nella vendita. Ok, quindi abbiamo definito l'e-commerce, abbiamo definito un po' i costi, ora però dobbiamo capire come comunicare questi costi ai nostri clienti finali. Allora, innanzitutto, bisogna capire che tipo di prodotto vendiamo. Se è un prodotto omogeneo, che va sempre verso le stesse lente, in cui non differiscono tanto il peso o il pacco, possiamo pensare di offrire una tariffa fissa forfettizzata, in cui naturalmente c'è un limite, perché comunque vedremo con la stessa tariffa che si venda un capo o che se ne vendano di più. Oppure quello che io sponsorizzo sono le API, cioè sono delle integrazioni fra i sistemi, cui queste integrazioni in automatico espongono le tariffe del corriere in tempo reale, cioè il cliente finale inserisce i propri dati e attraverso il CAP dovrà sapere direttamente che tipo di servizio c'è, il costo del servizio e il momento dell'arrivo. Molti si attivano verso una spedizione gratuita. La spedizione gratuita viene fatta per diminuire l'abbandono del cartello, aumentare la fidelizzazione del cliente e spingere anche un pochino il fatturato, perché solitamente viene effettuata questa spedizione gratuita quando si dà un minimo di costo di spedizione. I classici, vediamo gratis sopra i 49 euro, poi 79 euro. Quello è il richiedere una spesa minima. Oppure altri, un po' più furbetti, diciamo che annegano il costo di spedizione nel prodotto. Ok, quindi
La logistica per la soddisfazione del consumatore. Questo è un aspetto fondamentale perché ricordatevi sempre, in un mondo online, in un mondo totalmente digitalizzato, il corriere, per assurdo, è l'unico touch point reale che c'è fra voi, azienda, e il cliente finale. È l'unico veramente touch point reale. Il 60% dei consumatori ha dichiarato che smetterà di effettuare acquisti presso un retail se avrà un'esperienza negativa, e il 60% è un numero elevatissimo. Come esperienze negative, o meglio, come migliorare l'esperienza, la customer journey, noi abbiamo identificato questi 6 punti. La rapidità contro il costo, quindi abbiamo detto spedizioni espresse contro le spedizioni camionistiche. Dare la possibilità di consegne alternative, opzioni di consegna nel fine settimana, per una parte di scelta. Per quanto riguarda il controllo, quindi il transito, dov'è il mio pacco, quella famosa Lismo Call, Lisma Order, alle avvisi di consegna automatizzati, ma giorni prima anche della consegna, quindi non bisogna aspettare soltanto il momento dell'acquisto o dell'arrivo. Ma c'è la comodità, i resi, che uno deve essere tranquillo e deve essere semplice. Ma soprattutto il reso cosa ci dice? Che il 74%, il 68% dei consumatori legge prima la politica di reso di fare l'acquisto. Addirittura prima di fare qualsiasi acquisto, una persona si legge come si deve fare il reso. Perché è ovvio, se quel capo, se quel momento che mi arriva non per me, perché non è il colore, non è la mia taglia, tante altre cose. Io posso pensare a mia moglie che prende su Kiabi e Kiabi ha sempre le taglie più piccole e la piccolina tanto non c'è. Questo è un esempio molto semplice. In che modo si può fare una scelta semplice e chiara? Il 74% è meno propenso a effettuare acquisti nuovi se ha avuto un'esperienza non soddisfacente da retail. Quindi, come rispetto a prima, abbiamo visto che sempre meno persone sono propense a dare una seconda chance. E il reso è un aspetto fondamentale in questo caso. Alcune delle opzioni che possono offrire sono, per esempio, l'etichetta cartacea direttamente nel pacco, oppure il codice a barre sullo smartphone, che è molto, molto moderno, pratica, senza stampa, molto green, è molto, diciamo, carbon neutral. Aspetto sostenibile. La sostenibilità è un aspetto fondamentale sempre per il consumatore finale. Infatti, l'83% degli acquirenti desidera avere una scelta di località di consegne alternative. Le consegne alternative abbattono le emissioni di CO2. UPS offre in Europa più di 25.000 sedi di consegna alternativa. Sono economiche, sono sostenibili e sono comode. Risparmi sui costi grazie a un maggior numero di consegne rispetto ai domicili privati, sono meno richieste da parte dei clienti e la riduzione delle barriere all'acquisto, perché si offre una maggiore possibilità di consegna, si offrono più opzioni di consegna. La cosa che secondo me è più importante è comunque la parte di sostenibilità. La sostenibilità è un aspetto che per l'82% degli intervistati italiani è diventata fondamentale. Ritiene infatti importante che il rivenditore abbia a cuore l'ambiente e sostenibilità nelle proprie azioni, prodotti e servizi. Il 76% dichiara addirittura che è importante che il partner di consegna dei rivenditori offra opzioni sostenibili, mentre il 54% richiede ai grandi rivenditori o comunque ai rivenditori di compensare le emissioni di carbonio per le consegne. Come vedete, l'aspetto della sostenibilità è diventato un aspetto preponderante per il B2C. Ora, non si sa bene se è una cosa che è dovuta al Covid, al post-Covid, o in questo specifico momento del tempo in cui ci troviamo, però è diventato sicuramente un volano che in tanti stanno cavalcando, come altri stanno cavalcando le opzioni di consegna nel weekend. Il 37% degli acquirenti online desidera un'opzione di consegna nel weekend. UPS
almeno così sentiamo subito chi siamo, fanno essenzialmente due, facciamo essenzialmente due opzioni di consegna, quella camionistica e quella espressa. Raggiungiamo così l'80% della popolazione nei principali mercati europei e questo rappresenta il 73% dell'e-commerce, di quei 480 milioni. Li raggiungiamo almeno il 73%, quindi sono tantissimi. Questo aiuta a diminuire l'abbandono del carrello perché hai il prodotto prima e migliora sicuramente la capacità dell'evasione del negozio, anche l'indice di rotazione del magazzino. Come dicevo, il cliente vuole essere prettamente informato su dov'è il mio pacco. Infatti, il 62% vuole questo tipo di informazione. Quando? Ci sono tre punti salienti che abbiamo identificato. La conferma della spedizione, quindi quando la spedizione è stata affidata al corriere, dando magari opzioni di reindirizzamento direttamente qua. L'avviso di consegna il giorno prima della consegna, dando ancora opzioni di reindirizzamento e dicendo attenzione, arriviamo tra le 13 e le 16, le 17. E poi c'è il giorno finale, cioè la data di consegna, ora è data di consegna, conferma, quindi stiamo arrivando. Tutte queste opzioni, UPS le ha inserite su vari metodi, tra l'app, sul portale. Abbiamo opzioni di reindirizzamento gratuite in quattro passaggi, disponibili fino a 15 minuti prima della consegna. Ci sono gli access point, lasciare in un luogo sicuro, presso un vicino di casa o addirittura consegnare un altro giorno. Ok, e con questo abbiamo praticamente definito anche l'ambito controllo. Per cercare quindi di fare un attimo un punto della situazione, l'e-commerce richiede dal mercato tantissime cose, sia da un punto di vista dei venditori che da un punto di vista degli acquirenti. I venditori devono pensare a, pensando già al modello fuori dai confini europei, a dazi, tasse, visualizzati direttamente nel carrello, con pagamenti localizzati, perché non tutto il mondo sarà disponibile PayPal o ci sarà Amazon Pay, per esempio. Gli adempimenti degli ordini internazionali, quindi attraverso opzioni che bilancino velocità, costi, elaborazione per spedire internazionalmente, documenti di sdoganamento, la tracciabilità. Servizio clienti che siano soluzioni internazionali, sia per quanto riguarda i redditi che anche per quanto riguarda i rimborsi. Cosa dire io? Sdoganamento, consegna, resi sono cose fondamentali nella customer journey. Gli acquirenti, da punto loro, chiedono facilità, semplicità, tracciabilità perché vogliono essere sempre informati, affidabilità della stessa, green, oserei dire, e poi spedizione a prezzi accessibili e tempi di consegna competitivi. Ok, ora andiamo a vedere come Angela, il nostro cliente tipo, si è affacciata al mercato. Ok, allora, Angela vive in Italia, fa delle bellissime camicie di seta e sua zia, che vive a Kyoto, se ne è portate via un po'. Diciamo che la zia di Angela è un ottimo agente, un'ottima rivenditrice perché ha avuto un enorme successo tra i suoi amici e da allora Angela ha avuto molte, molte richieste dal Giappone. All'inizio non conosceva per niente questo processo di esportazione, ma ora che ha seguito molti corsi online e comunque ha iniziato a spedire i suoi prodotti in Giappone, si sente pronta per compiere il passo successivo, cioè esportare. Come? Aprendo una piattaforma digitale. Ok. Quindi, Angela, abbiamo detto, vive a Milano, il suo prodotto esporta in Giappone e si vuole espandere in tutti i mercati asiatici, perché dice, già che ci sono, perché no? Punta al B2C, ma in futuro, chissà, magari punterà al B2B. Dai. Si fa gola. Allora, diciamo il prodotto, parliamo del prodotto. Sono camicie di seta per donne, incentrate su una fascia d'età superiore ai 35 anni. La seta, si sa, è molto bella, però particolare. Tessuti di altissima qualità, ricamati, personalizzabili. Le camicie possono essere restituite entro 30 giorni.
punta tanto sull'opzione di reso sicuro, quindi Angela. Il costo non è un low price, perché parte dai 93 dollari, il costo al cliente finale, fino ad arrivare a 250. Dipende tanto dallo stile e personalizzazione. Il prezzo comunque include i costi di spedizione, di reso, ma non include dazi e tassi che saranno comunque a carico del cliente finale. Lei si vuole fare promozione attraverso pubblicità organiche e a pagamento sui social media. Ok, faccio un reframe: cos'è su una pubblicità organica e cos'è quella a pagamento? Allora, pubblicità organica è semplicemente quando da chiotto la persona inserisce direttamente il nome del negozio di Angela, Angela Camicia di Seta. Non lo so, sparo. Mentre a pagamento è quando Angela fa vedere il proprio sito internet sui social media, il classico banner laterale che compare come un pop-up. E poi vuole fare marketing diretto, perché comunque Angela ha già dei clienti su B2C e quindi vuole fare delle email direttamente a loro. Il luogo di distribuzione, come abbiamo detto, sarà innanzitutto dal suo ufficio. Per poi pensare in un futuro o un centro di distribuzione o aprire direttamente un proprio secondo negozio in Giappone, in Cina, insomma, non si è ancora strutturata bene su questo aspetto. Comunque, sicuramente si farà conoscere e sentire attraverso social media, marketplace e negozio di proprietà. Ok. Allora, prima di iniziare la sua nuova attività, Angela ha molto a cui pensare, perché non è così semplice, non è una cosa immediata. Devi innanzitutto capire e decidere il prezzo finale delle sue camicie. Allora, il costo totale delle camicie ha fatto un po', chiamiamolo, media del pollo, e siamo sui 50 dollari. Tutte le taglie, più o meno tutti i tessuti. Ok, si è trovato sotto quell'aspetto, puntando un po' più a tenere il margine alto. Scusate, il costo alto. Le spese di spedizione sono già incluse, abbiamo detto. Il costo del packaging, 80 centesimi. Il costo totale prima dell'elaborazione della carta di credito è già arrivata a 6,80 euro. La carta di credito, la maggiorazione, e poi lei vuole mettere un profitto ottimale del meno il 50%. E quindi il prezzo alla vendita è sui 93 dollari. Bel prezzo alto rispetto al costo della camicia, però ci sta. Bisogna coinvolgere, cos'altro deve pensare Angela? Innanzitutto a come coinvolgere i clienti, quindi attraverso che tool tenere il cliente agganciato. Il cliente deve avere una consegna rapida. Angela punta tantissimo sotto questo aspetto, con i metodi di pagamento più diffusi, ma localizzati, perché, per esempio, in Cina non è tanto forte Amazon, è molto più forte Alibaba, questo signor cinese, e lì è Alipay. I canali di vendita, marketplace globali, per raggiungere il maggior numero di clienti in diversi paesi, e i marketplace sono diversi da paese a paese, non ci sono sempre i marketplace globali che raggiungono tutti o che raggiungono il mio segmento di mercato che interessa. Metodi di pagamento devono essere differenziati ma localizzati. Ordini dei clienti, perché come dicevo prima, Angela punta tanto sulla velocità e vuole essere veloce ed efficiente. Il magazzino deve valutare quali opzioni di magazzino sono disponibili, partendo da quello che ha adesso in essere. E poi il vettore, aspetto fondamentale per quanto riguarda la velocità, perché deve trovare quindi un vettore affidabile per spedire direttamente a casa dei clienti. Un aspetto che Angela ha studiato e che vuole comunque far vedere nel suo sito internet è, come dicevo, è il dazio. Molte persone, molte aziende, quando si affacciano sulla parte internazionale, fanno vedere, per esempio, una casellina con un unico costo comprensivo della spedizione, al che solitamente si mette un più di fianco. Cercando il più, viene in chiaro tutti i costi che hanno a che fare con la spedizione, che hanno a che fare con il prodotto, e in cui si vengono evidenziati dazi e
ci sono da pagare. L'aspetto della trasparenza è un aspetto che è fondamentale per quanto riguarda l'e-commerce ed è un aspetto che spinge tantissimo la reiterazione dell'acquisto e come portare avanti anche questi nuovi clienti che, come possiamo dire, la differenza grossa tra il B2C e il B2B è che il cliente finale è estremamente suscettibile e quindi è un cliente che deve essere un po' coccolato diversamente rispetto al cliente B2B. La cosa buona, posso dire io, del B2C è che se ci sono tante aziende che si stanno affacciando adesso a questo tipo di mercato è perché i margini di profitto sono notevolmente superiori rispetto a, per esempio, andare a Kyoto, in Giappone, in Cina, passando attraverso un distributore, un agente, o andando mettendo propri metodi, un proprio negozio, propri asset in loco. Quindi, però, d'altro canto, c'è la gestione, e la gestione del cliente finale non è un cliente, ma ce ne sono migliaia di clienti, sperando, migliaia di clienti, con migliaia di richieste. Quindi la gestione, il customer care, deve essere veramente molto forte e efficiente. Quindi più informazioni in chiaro e trasparenti si danno, e meglio è, perché la customer journey deve essere efficace, efficiente, deve essere avvolgente e non deve essere soltanto data dal fatto del momento dell'acquisto del sito internet. C'è tutta la parte di social media, diciamo quello che riscalda un pochino l'animo delle persone, perché dice prima, ok, ho visto come sta questa camicetta, se è comoda, se è slim fit o no, e quindi, ok, mi sono già immedesimato e immaginato come mi starà addosso. Va bene, passo e procedo all'acquisto. Sono tutte dinamiche che portano quindi a un maggiore engagement del cliente finale, ed è appunto lì che noi vogliamo andare, all'engagement del cliente finale. Allora, possiamo dire che in sintesi il processo dell'e-commerce si basa essenzialmente su 7 punti. Allora, innanzitutto, in che modo si coinvolgono i clienti, quindi, dicevo, social selling, web, direct email, attraverso flash sales, buoni sconto mandati direttamente, utilizzando un marketplace o soltanto il negozio online, o perché no, utilizzandoli entrambi con due diverse linee di prodotti. Tutte le strategie sono possibili, dipende da voi. Metodi di pagamento accettati. Ecco, questo è un aspetto fondamentale che dovete capire. Ricordatevi che i metodi di pagamento sono accettati, ma devono essere localizzati. Quindi cercate di capire localmente qual è il metodo di pagamento più efficace. Se pensiamo all'Italia e all'Europa, possiamo pensare a un più o meno lo stesso metodo di pagamento, che è carte di credito, PayPal e quelli che abbiamo visto anche prima. Come primo approccio io andrei sempre su questo tipo di mercato. Se stai elaborando rapidamente degli ordini, niente, nel senso, non puoi far aspettare un cliente finale 2 settimane. O come era capitato a me per un cliente che non dirò mai il nome, non metteva neanche la data di possibile destino di arrivo del cliente. Ecco, questo me la tengo per me, ne ho parlato con lui. Quindi stai elaborando abbastanza rapidamente i tuoi ordini. Il magazzino che utilizzi è al passo con la tua idea, cioè, perché anche lì non puoi fare una scarpa una ciabatta, devi avere un magazzino forte, efficiente, con magari balli certificati, ma soprattutto in balli green, se hai già la possibilità di prendere in balli green. Poi si può decidere invece di dare la gestione all'outsourcing attraverso un'azienda che fa logistica, quindi 3PL, si chiama nel caso, a pick, pack, che ti fa direttamente il packaging e la spedizione. Bisogna sempre verificare, questo è un altro consiglio che vi do, quali sono i loro KPI, quindi quali sono i loro margini di efficienza, e poi il corriere, perché come ho detto prima e quindi ripeto, il corriere è l'unico punto fisico di contatto fra voi e l'azienda. Più
credo che fra voi è il cliente finale. Credo che nessuno di voi voglia avere un corriere che non rispetti la vostra immagine del brand, quindi la bellezza del vostro brand. E quindi che deve comunque offrire una possibilità di scelta e di differenziazione di servizi, quindi la scelta tra velocità oppure convenienza. Ma ricordatevi, questa scelta non spetta a voi, voi dovete fare semplicemente i buyer per i vostri clienti finali. La scelta la dovete lasciare al cliente finale, come la scelta di consegna, se è una consegna alternativa, una consegna green. Insomma, più demandate al cliente finale la possibilità di giocarsela e quindi di crearsi la sua customer journey, e più possibilità ci sono che il carrello vada a buon fine e che voi passiate ad avere quel margine che avevate desiderato. Ok, e con questo io ho finito. Anzi, no, perché sono aperto alle vostre domande. Spero che ce ne siano tante e diverse. Allora, Stefano, grazie mille per tuo intervento. Siamo aperti a domande e chiaramente fornire le risposte che sono appunto in linea con quanto discusso oggi. Ne approfitto pure per aggiungere qualche nota di commento su questo, diciamo, su questa lezione. Diciamo, siamo adesso al quarto appuntamento del Women's Exporters Program e già questo, diciamo, l'approfondimento di oggi sulla logistica per l'e-commerce, per quanto dedicata a un segmento specifico, quindi alla vendita online, direttamente al consumatore, ci ha dimostrato come in realtà la logistica, un efficiente utilizzo della logistica sia effettivamente strategico per la riuscita di questo tipo di attività. E come anche ciò che abbiamo toccato in altri moduli effettivamente sia tutto strettamente connesso a ogni fase dell'attività di vendita e spedizione, soprattutto perché con l'e-commerce l'attività di vendita non può essere scissa effettivamente dall'attività poi di spedizione finale. Proprio perché Stefano ne parlavi molto, diciamo, durante, diciamo, soprattutto le ultime slide. Quello che, diciamo, andremo ad affrontare anche nella prossima lezione, che sarà su registrazione, quindi diremo poi come poter accederla, ed è dedicata alla Customer Experience proprio, che è il passaggio fondamentale perché la vostra attività di spedizione, quindi tutto quanto l'insieme delle iniziative che metterete in essere per realizzare la logistica della vostra attività, si può trasformare poi in un elemento di vantaggio per voi, per la vostra attività imprenditoriale, per essere riconoscibili sul mercato in quanto in grado di offrire certezze o comunque di offrire un servizio che sia tanto valido quanto il prodotto che state vendendo. Quindi, come diceva Stefano prima, nel suo caso principale, informare il cliente di quando arriverà effettivamente il bene è decisamente una di quelle attività di cui dovremmo tener conto, ma non soltanto, anche la possibilità effettivamente di seguirlo o comunque di offrire la possibilità di essere supportati dall'azienda appunto che si sta occupando della vostra spedizione in tutte quante le fasi. Questo appunto coccola il cliente finale e ne aumenta il grado di fidelizzazione, quindi è un elemento assolutamente a vantaggio che può essere sfruttato. E naturalmente in un canale di vendita come quello e-commerce comincia ad avere un e-commerce e in particolare il B2C ha un valore che è totalmente completamente differente, se non molto più elevato rispetto a quello di un canale di vendita B2B. Questo naturalmente Stefano ce lo può confermare nella sua esperienza lavorativa e tra l'altro come UPS abbiamo diciamo, negli ultimi mesi realizzato anche uno studio di approfondimento sulla propensione delle piccole e medie imprese sulla vendita online per esportare. Spesso vendita online non è necessariamente collegata all'export. Quello che in realtà noi speriamo possa essere una chiave di lettura, appunto, utilizzare l'e-commerce per poter effettivamente poi spedire all'estero e conoscere nuovi mercati. In questa analisi che abbiamo svolto su almeno 500 aziende,
piccole e medie imprese diciamo in tutto il mondo, avevamo capito anche diciamo, alcuni trend che riguardavano le aziende di tipo guidate appunto da donne piuttosto che da quelle maschili, e alcuni dei risultati erano particolarmente interessanti, considerando appunto come per quanto le imprese femminili siano molto più focalizzate sull'e-commerce che quelle maschili, ci sono propensioni anche più forte a utilizzare la vendita online, sono anche quelle che esportano effettivamente di meno. Quindi si tratta ancora di una grandissima possibilità, è un po' anche quello che stiamo cercando di fare con questi webinar per poter appunto far comprendere l'importanza di poter aprirsi a nuovi mercati per la crescita della propria azienda. Controllo se sono arrivate delle domande su questo. Mi sembra che non ci siano domande specifiche, che vuol dire che Stefano sei stato particolarmente efficace nella tua lezione. Grazie mille. Però non siate timide, eh? Scrivete pure, per me non ci sono problemi, anche a parlare di cose al di fuori di quello che ci siamo detti. Se avete bisogno, siamo qua per qualche Noi, minuto. esatto, noi comunque rimaniamo assolutamente a disposizione di tutte quante le partecipanti. Come vi avevo detto, il video della lezione è stato registrato, quindi sarà possibile poi rivederlo sul nostro canale YouTube. Io naturalmente vi rimando sempre al sito Women Supporters Program Italia, attraverso il quale potete anche contattarci direttamente attraverso la nostra email diretta per qualsiasi tipo di ulteriore necessità. Stefano, tra l'altro, sarà appena a disposizione anche per domande in offline, quindi se avete delle curiosità o volete approfondire alcuni aspetti del mondo B2C, chiaramente lui è qui disponibile per questo e naturalmente saremo tutti disponibili a dare tutte le informazioni che sono necessarie, anche materiali utilizzati in questo webinar. Ne approfitto anche per appunto ricordare che molti dei dati rappresentati in questo webinar sono oggetto appunto di analisi e studio fatti proprio da OPS. Quindi assolutamente se si volesse sapere qualche informazione, se avete qualche informazione in più su quelli che sono i trend del mercato, assolutamente anche su quello siamo pienamente a disposizione. Detto ciò, io credo che possiamo chiudere la nostra lezione. Vi ricordo il 6 dicembre, appunto, dell'ultimo modulo del nostro Women's Exporters Program, che completa il nostro journey, il nostro viaggio nella teoria della logistica per l'export dedicato al mondo femminile, con la Customer Experience, e rimanete sintonizzati e speriamo che la lezione sia stata utile per oggi, e a presto.